Buon pomeriggio bambini e bentornati alle Fiabe Virali! Oggi vi raccontiamo una storia che ha come protagonista un coniglietto e il titolo della storia è Una pazienza da coniglio. C'era una volta un boschetto dove abitavano tanti animali. Vicino a questo bosco c'era una strada dove passavano diversi camion, macchine. Quando il grosso camion passò sulla strada che costeggiava il bosco, nessuno ci fece caso. Era una cosa che accadeva ogni giorno. Un piccolo albero rotolò giù e attirò l'attenzione di qualche animaletto. «Oh, un albero!» sussurrò l'orso Ronnie e poi tornò a grattarsi la schiena sulla corteccia di una quercia. «Incredibile!» gridò Fufi il coniglio, che si entusiasmava anche per il più piccolo degli avvenimenti. «Ma chi sarà mai? È solo un pezzo di legno!» osservò il cervo Ezio, che disturbato durante il suo consueto riposino aveva aperto gli occhi in maniera un po' assonnata. «Non è nemmeno tanto bello!» disse lo scoiattolo. «Mi avvicino per vederlo meglio!» disse Fufi. Si avvicinò all'alberello ed effettivamente lo trovò bruttino, un po' spoglio. Non aveva neanche una foglia né un rametto, ma era vivo, Lo pianterò e vedrò cosa succede. Era ancora estate e poi arrivò l'autunno. Fufi coprì la sua piantina con una coperta per proteggerla dal freddo. Quindi fu la volta dell'inverno. Fufi, invece di starsene al calduccio nella sua tana, dormiva ai piedi del piccolo albero, che a lui non sembrava tanto piccolo. «Ma perché ti ostini a stare dietro a questo legnaccio secco, dai?» gli dicevano i suoi amici animali, divertiti dall'ostinazione dell'amico. «Prendetemi pure in giro! Io non abbandono la mia piantina!» ripeteva Fufi con un certo orgoglio. Ma faceva sempre più freddo e Fufi batteva i denti. A peggiorare la situazione ci si mise la neve. Non era mai scesa così tanta. «Probabilmente non nevica così al termine dieci anni», disse il coniglietto battendo i denti una notte che era particolarmente triste e infreddolito. Sembrava che l'inverno non dovesse mai finire, ma finalmente una mattina Fufi vide che sull'albero era spuntato qualche cosa. «Gemme!» esclamò soddisfatto. Era arrivata la primavera. In poco tempo la pianta si ricoprì di foglie verdi e sane. «Ora hai un albero bello tutto tuo, ridacchiò l'orso. Anche se non si sa a che cosa serve, Poi l'albero iniziò a riempirsi di palline rosse. Oh, eh sì, erano proprio ciliegie! Allora Fufi chiamò i suoi amici. «Ecco cosa serve il mio albero, a spuntare un sacco di frutti!» «Ehi, hai usato proprio bene il tuo tempo, dissero gli animali davvero ammirati. «Adesso i frutti sono tutti tuoi, bravo Fufi, bravo!» Ma Fufi era molto generoso e perciò disse
No, no, mangiamole insieme le ciliegie. E così condivise le sue belle ciliegie con gli altri. E così insegnò che prendersi cura della natura dà sempre i suoi frutti. Bene bambini, la storia è terminata. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo di averci ascoltato e ovviamente ci sentiamo venerdì. Avete tempo invece per mandare i disegni delle giraffe fino a domenica sera. Potete inviare i disegni delle giraffe a fiabe@calteryshock.it. Vi ringraziamo bambini, vi auguriamo un bellissimo pomeriggio e vi diamo un grande abbraccio. Ci sentiamo venerdì con le nostre fiabe virali.